prima di uscire mi controllo gli occhi. Occhi da lupo. Sono una scheggia impazzita. La tua coscienza pulita. Il tuo maglione infeltrito. Dopo stasera non mi vedrai più. Lo dici tutte le volte. Questa volta faccio sul serio. E a me? Non ci pensi? Tu non fai parte del piano. E dai. Portami con te. Farò tutto quello che vuoi. Se fai così, quasi mi dispiace lasciarti andare. Super Stefano! Che vuoi? Buongiorno, eh? Senti, ti chiamavo per sapere come procede. Bene, bene. Ma stai bevendo? No. Ste, lo sai che bere ti impigrisce e basta. Non ne hai bisogno, sei un cazzo di genio. Un genio. Senti, per curiosità, ma quanti geni conosci costretti a scrivere roba del genere? Un genio non dovrebbe scrivere, che so, un buon libro una volta ogni tanto? Ma che cazzo dici, Ste? Non hai neanche 30 anni e hai già scritto 2 capolavori totali. Tu ti sei voluto fermare per chissà quale motivo e adesso ti danno l'opportunità di rimetterti in gioco e rompi anche i coglioni. Che cazzo di problemi hai? Sì, ragione, ragione. Vabbè, comunque, quante cartelle hai scritto finora? Mm? 20? Che ti stai sbloccando, grande Ste. Ora cerca solo di non perdere il ritmo. Comunque, ti chiamavo anche per la questione del titolo. Dovremmo iniziare quantomeno ad annunciare un titolo provvisorio. Tu hai già qualche idea? L'ultima notte di Ettore. Però ascolta, non voglio che no, la gente... Ma che ultima notte? Questo è il primo film e me lo chiami ultima notte, cazzo ultima. Questa sarà la prima di una lunga serie, si spera. Allora... Screwdriver? Screwdriver? Ah, come il drink? Allora stavi bevendo? No, è l'arma, è il cacciavite, l'arma che usa Ettore durante la scena che sto sviluppando. Ok, ci sta, non sono tanto sicuro sul titolo in inglese, però se piace. Quindi è bello violento. Sì, sesso, violenza, un po' di tutto. Grande, grande, dai, allora continua a scrivere, non ti fermare, ti chiamo domani. Ok, domani. Cioè no, ti chiamo io. Senti, ho bisogno di star da solo, di scrivere senza interruzioni, distrazioni, ok? Ok. Ciao.